Dunque, mi ascolti molto attentamente, la prego. Vede, quando si hanno dei capitali dai quali si può trarre... No, no, di quell'assegno ce ne occuperemo dopo, signor Graham. Mi rendo conto del problema. Io sto cercando di spiegarle delle cose che sono terribilmente importanti. Quando in un mese o in un anno spendiamo di più della nostra rendita, siamo costretti ad intaccare il capitale e al limite esaurire il capitale e naturalmente di conseguenza la rendita. Lei capisce, vero? Signor Beckett, questo assegno deve essere pagato. Signor Graham, sto cercando... Immediatamente. Sto cercando di spiegarle che non è possibile pagare quell'assegno perché le sue spese sono andate al di là del suo reddito, al punto che lei ha esaurito il suo capitale. Ora lei non ha capitale, niente rendita e quindi niente fondi per l'assegno, capisci? Non mi tratti come se fossi un bambino, signor Beckett. No, guardi... Io so benissimo che cosa significa non avere capitali, quanto lei. Bene, bene. Allora, come la mettiamo con questo assegno? Ma lei è sicuro di rendersi davvero conto di cosa significa la parola capitale, signor Graham? Vede, lei ha esaurito il capitale. Non posso coprire l'assegno perché l'assegno è di $6,000 e lei non ha $6,000. Anzi, in realtà, lei non ha neanche $60. Venga al punto, Beckett. Il punto, signor Graham, è che lei non ha più un soldo. Il capitale e la rendita sono esauriti. E quindi lei non ha più un soldo. Vorrei dirglielo con un termine adatto. Vediamo un po'. La liquidità, i fondi, il contante. Non ha capitale, non ha reddito. No, non ci sono altri termini. Insomma, non ha più un soldo. Non c'è altro modo di dirglielo. Vuol dire che non ho più un soldo? Sì, esattamente. Lei non ha più un soldo. E le mie azioni? Le mie AT&T? Le mie General Motors? Sì, lo so. Ho anche un mucchio di pizze. Sì, sì, so anche delle Cameron in pizze. Ma lasci che le mostri una cosa. Signor Graham, vede, io sono stato costretto a un certo punto a vendere diverse azioni ogni anno allo scopo di coprire gli assegni che lei... E chi le ha dato il diritto di farlo? È stato lei. Niente affatto. Sì, invece. Vede, 15 anni fa, quando lei mi ha detto che voleva vivere spendendo $200,000 l'anno, nonostante il fatto che la rendita del suo capitale fosse solo di 90,000, io ho dovuto... Non cambiamo argomento. Questo assegno deve essere pagato. Si rende conto che questo assegno è stato respinto, signor Beckett? Dico respinto, come se io fossi nulla tenente. Sì, mi rendo conto che l'assegno è stato respinto. Non è il primo assegno che lei fa respingere, signor Graham. Io personalmente ho fatto fronte a 3 suoi scoperti recentemente per l'ammontare... Ecco, vorrei farle vedere questo assegno di $550. Questi sono soldi miei, non fondi dello studio, ma è una linea di condotta che non intendo affatto seguire nel futuro. E chi le ha dato il diritto di farlo? Ma è stato lei, signor Graham. Lei... Intende dire che mi ha ridotto a dover dare io a lei $550? Oh, no, la prego. Non lo ritengo un prestito, signor Graham. Le assicuro che non ho più speranze di riprenderli di quante ne abbia lei di procurarseli. Beh, la ringrazio molto, signor Beckett. Però mi permetta di dirle che se lei si aspettava da me un minimo di gratitudine, ha sciupato $550 dell'onerosa parcella che le pago per i magri servigi che lei mi rende. Signor Graham, vorrei tanto riuscire a farle capire una cosa. Io le ho dato $550... dai miei fondi personali per una sola ragione. Essendomi lei cordialmente antipatico, volevo essere assolutamente sicuro di poter assistere al suo crollo finanziario assolvendo completamente me stesso da qualsiasi responsabilità in proposito. E $550 li trovo una somma molto ben spesa per avere la coscienza di non aver avuto assolutamente nulla a che fare con il suo crollo finanziario. Lei si è completamente rovinato con le sue mani, ha fatto tutto da solo. Allora adesso non le converrebbe darmi altri $6,000 e assicurarsi a vita contro questo complesso di colpa? Lei è impagabile.